Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù nel Tempio diceva alla folla nel suo insegnamento: guardatevi dagli scribi, che amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze e avere i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei banchetti. Divorano le case delle vedove e pregano a lungo per farsi vedere. Essi riceveranno una condanna più severa. Seduto di fronte al tesoro, osservava come la folla vi gettava monete. Tanti ricchi ne gettavano molte. Ma venuta una vedova povera, vi gettò due monetine che fanno un soldo. Allora, chiamati a sé i discepoli, disse loro: in verità io vi dico, questa vedova così povera ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti infatti hanno gettato parte del loro superfluo. Lei invece, nella sua miseria, vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere. Alleluia, 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 oh, alleluia. Alleluia, oh, alleluia. Ben ritrovati nel Vangelo della Gioia, la preparazione alle letture domenicali di questa 32esima domenica del tempo ordinario, dove l'Evangelista Marco, al capitolo 12, ricordiamo è già entrato a Gerusalemme, quindi sono gli ultimi discorsi un pochettino che fa prima della sua passione e morte, e Gesù invita a guardarsi dall'atteggiamento degli scribi. Erano persone colte e studiose, che amavano passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i primi seggi nelle sinagoghe, questo per farsi notare, ma in realtà divoravano le case delle vedove e pregavano a lungo per farsi vedere. Gesù in realtà invita a assumere il suo atteggiamento. Ecco, Gesù non ha mai, almeno nei Vangeli, non si è mai parlato di vesti sontuose, è sempre stato appunto cosiddetto il figlio del falegname, quindi anche una famiglia povera, certamente non ricca. E, ecco, Gesù non si è mai seduto nei primi seggi, ma è sempre stato un atteggiamento mite, e Gesù anche nelle preghiere, anzi spesso si ritirava in silenzio, nella solitudine di notte, per un'intimità col Padre, però non ha mai fatto delle cose spettacolari per farsi notare. Ecco, è questa la differenza. Il bene deve essere fatto, ma deve essere fatto bene, non per essere notati o lodati. Ecco, Gesù ci insegna proprio questo, questa mitezza del nostro atteggiamento, questo non giudizio, il fare il bene senza aspettarsi nessuna ricompensa, nessuna lode nei confronti delle persone. E seduto di fronte al tesoro osservava come la folla vi gettava monete. Nel tempio c'era queste grandi casse dove la gente appunto metteva soldi. Qualcuno dice che forse i più ricchi potevano essere anche annunciati con un suono di trombe, addirittura qualche studioso dice che anche la possibilità di dire anche la cifra
con cui appunto questa persona ricca faceva presente, dice: ma il signor Rossi ha versato 300 euro, 400 euro, ecco. Ebbene, arriva una vedova povera e vi gettò due monetine che fanno un soldo, oggi diremmo, non so, 50 centesimi, certamente meno di un euro, proprio una cosa misera. È interessante che Gesù, ed è l'unica volta in tutti i Vangeli, che chiama a sé i discepoli per indicare questa persona. Dice: in verità io vi dico, questa vedova, così povera, ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Come, dice, ma come, gli altri hanno versato 300, 400, 500 euro così, e lei ha versato 70 centesimi, 80 centesimi? E Gesù dice: tutti hanno gettato parte del loro superfluo, parte, neanche il loro superfluo, ma parte. E quindi non è importante, io delle cose in più non le do neanche tutte, ne do una parte, e quindi non è un grande sforzo. Questa vedova invece, nella sua miseria, vi ha gettato tutto quel che aveva, tutta la sua vita. Ecco, è grande questa figura della vedova. Il Signore la indica come un esempio per i discepoli, ma per tutti noi, dar la vita nella nostra povertà. Non è importante la quantità, ma dare tutto, mettere tutta la nostra vita nelle mani del Signore. Questa domenica ricordiamo la figura di San Martino di Tours, e questo santo a cui sono dedicate più parrocchie del mondo, è il santo più ricordato nelle parrocchie. Pensate, appunto, a Forlì ce ne sono due parrocchie appunto dedicate a San Martino, e sia in strada e anche in Villafranca. Martino era di origine ungherese, è nato nel 317, e quindi di fatto dopo l'editto di Milano, di Costantino, non c'erano più le persecuzioni. Però rimaneva tutte le varie campagne per poter annunciare il Vangelo. E lui appunto era un ufficiale, era figlio di un ufficiale dell'esercito e ancora catecumeno, quindi doveva ancora battezzarsi a 15 anni, entrò appunto nell'esercito e divenne un ufficiale a guardia e cavallo. E quindi diremo tutto pronto per una carriera militare importante. Ebbene, lui ebbe questo sogno che confermava appunto un gesto che lui fece. Trovò questo povero, così che aveva molto freddo, e lui si toglie la clamide, questo mantello di porpora, e la taglia a metà e dà appunto questa metà al povero. E il sogno che fa la notte dopo conferma, dice, gli appare Gesù e dice: ti ringrazio perché mi hai scaldato. Dice: ma come? Dice: dietro quel povero c'ero io. Ecco, Martino ci insegna a questa carità intelligente, questa metà appunto per aiutare. Ogni volta che noi facciamo qualcosa ai piccoli, ai poveri, la facciamo al Signore. Ecco allora che San Martino ci ricorda che in ogni situazione è possibile seguire il Signore. Lui appunto l'idea della carriera militare e quindi anche violenta, ebbene il Signore lo chiama in quel momento lì. E quindi preghiamo ancora una volta per le vocazioni, preghiamo perché nelle famiglie si prepari questo clima, perché il Signore continua ancora a chiamare. Preghiamo perché i giovani possano rispondere sì alle chiamate del Signore, sia alla vita matrimoniale, santa, aperta alla vita, ma anche nella vita religiosa, missionaria e sacerdotale. E preghiamo per tutte le persone che portano il peso della vedovanza, le persone che hanno perso il marito, le persone che hanno perso delle persone preziose. Ebbene, possiamo essere vicini, possiamo così consolare queste persone che portano questi pesi grandi. E la vedova del Vangelo ci ricorda che non è importante dare tanto, ma nel Signore mettere tutta la nostra vita, come San Martino ci ha insegnato. Buona settimana a tutti e buon incontro con i poveri, come San Martino ci ricorda. Grazie.
creato cielo.